Pace e bene, siete i benvenuti nel convento di San Bernardino in Saluzzo. Noi frati minori viviamo in questo luogo dal 1471. Infatti questa realtà religiosa francescana ha avuto i suoi inizi pochi anni dopo la canonizzazione di San Bernardino da Siena. Questo nostro complesso religioso, storico e artistico da alcuni anni è oggetto di una campagna di restauri particolarmente attenta. E ringraziamo perché senza contributi non potremmo certamente affrontare questi lavori. E un ringraziamento particolare va alle fondazioni delle case di risparmio di Saluzzo, di Torino, la Compagnia San Paolo di Torino, il Comune di Saluzzo e naturalmente le sovrintendenze. E un grazie particolare va ai nostri giovani architetti Carlo Amedeo e Maria Luce Raineri di Lagnasco, che possiamo considerare nostri parrocchiani, in quanto i genitori passano parte dell'anno qui nella loro villa adiacente a San Bernardino. E un grazie, direi particolarissimo, agli restauratori che fanno parte del Consorzio San Luca di Torino, che con particolare competenza, ma io aggiungerei con affetto e amore, stanno riportando al loro splendore opere che non sapevamo neanche più di possedere nel convento. L'avvento di Ludovico I segnò per il Marchesato di Saluzzo l'inizio di un vivace e fortunato periodo, caratterizzato dal rifiorire della cultura e delle arti pittoriche ed architettoniche. In questo clima di rinnovamento ebbe inizio nel 1471 il cantiere di San Bernardino, per volere del Marchese Ludovico I, che lo scelse come sede dell'Ordine Francescano, introdotto a Saluzzo nel 1465. Nel 1487 la città di Saluzzo venne posta sotto assedio da parte di Carlo I di Savoia, che stabilì nel convento il suo quartier generale. All'inizio del XVI secolo la vita in San Bernardino si svolse serenamente, anche grazie alla protezione della marchesa Margherita di Foix, moglie di Ludovico II, che, rimasta vedova, assunse il governo della città. Donna di forte temperamento ed incrollabile fede, ebbe occasione di dimostrare il proprio amore per il convento francescano nel 1529, quando, in seguito ad una ritorsione del figlio Gianludovico, riparò i gravi danni causati da quest'ultimo, apportando diverse migliorie. Nel 1622 il complesso passò dalla provincia di Genova a quella di San Tommaso in Torino e nel 1630 vennero edificate gran parte delle cappelle sul lato verso mezzogiorno della chiesa e da queste venne addossato il chiostro. Nel XVIII secolo l'edificio subì una radicale trasformazione. Nel 1753 la navata centrale venne sopraelevata. L'originale copertura lignea sostituita da una volta a botte lunettata. E i pittori Giandomenico Rosso da Busca e Pietro Antonio Pozzo dipinsero la nuova volta con finte architetture di colonne, archi, balconate, logge e finestre, nel pieno spirito quadraturista dell'epoca. La facciata venne eseguita nel 1765 su commissione del conte Carlo Tommaso Saluzzo di Castellar e Paesana e venne arricchita da opere pittoriche raffiguranti San Francesco che riceve le stigmate, al centro in alto,
oggi scomparso, la Vergine con San Bonaventura ed il Beato Dun Scoto al centro, sopra il portale, e ai lati, rispettivamente, San Bernardino e San Giovanni da Capistrano. A sinistra del presbiterio si accede alla torre campanaria, sopraelevata nel 1843 sostituendo la cuspide conica con una copertura a padiglione, mentre a destra si entra direttamente nella struttura del convento. In seguito alla confisca dei beni ecclesiastici, avvenuta all'inizio del XIX secolo, dopo la Rivoluzione francese, il convento rimase gestito da soli due frati per un lungo periodo. Agli anni di abbandono forzato seguì un periodo di grande fervore di opere di restauro e di consolidamento. Nel 1886 il convento divenne proprietà del comune di Saluzzo e verrà nuovamente riscattato dai frati nel 1900. Da questo momento in poi, tutte le opere eseguite sono ben documentate nell'archivio del convento, a testimonianza della continua attenzione prestata dai frati alla manutenzione e alla cura degli immobili loro affidati. L'idea del restauro che oggi viene presentato fonda le sue origini intorno al 2002, quando, a seguito del completamento della facciata della chiesa del convento di San Bernardino, i frati francescani richiedono all'architetto Maria Luce Carlo Amedeo Reineri di approfondire lo studio sull'intero complesso per metterne in risalto quelle che sono le profonde radici storiche molto interessanti. Prima di procedere però al restauro di ciascuno delle parti del convento, si è eseguito un progetto complessivo ed una campagna di monitoraggi che servivano sia a capire quali fossero le cause del degrado e nello stesso tempo verificare se la struttura del convento fosse stabile. Il primo lotto di restauri ha interessato quattro cappelle, che sono la Cappella dell'Epifania, la Cappella del Crocifisso, la Cappella della Madonna del Carmine e la Cappella dei Martiri Francescani Giapponesi. Il principale fattore di degrado presente in queste cappelle era stato determinato da delle infiltrazioni d'acqua dovute a delle infiltrazioni dal tetto e dai serramenti. Quindi si è ripristinata la situazione e si sono cominciati ad eliminare tutti quelli che erano i sali che l'acqua aveva veicolato all'interno di questi ambienti. Il restauro è consistito principalmente nell'eliminazione di tutti i sali, successivamente nel consolidamento delle pellicole pittoriche, nella stuccatura di quelle che erano le fessurazioni, l'eliminazione di tutti quelli che erano stati degli apporti successivi dovuti a tinteggiature fatte nel tempo, in maniera tale da riportare completamente il restauro a quello che era la sua origine. Accanto al recupero delle pareti e delle pitture sono state recuperate anche la statua della Madonna del Carmine con un'attenta ripulitura e tutta una serie di particolari linee molto interessanti, tra i quali la balaustra sempre della cappella della Madonna del Carmine. L'intervento eseguito nelle prime tre cappelle della chiesa di San Bernardino a Saluzzo fa parte di un programma di lavori molto più ampio che interesserà tutto l'interno della chiesa. L'impostazione del progetto ha seguito una prassi metodologica basata sulla conoscenza preventiva del bene oggetto di intervento. Sono state eseguite in tutte le cappelle delle accurate indagini stratigrafiche che hanno messo in luce da un lato uno straordinario ciclo ad affresco la cui qualità artistica è assolutamente indubbia ed è interessante anche per l'estensione.
Dall'altro ha messo in luce anche la sagoma di una croce in cotto, assolutamente ignota e di grande interesse anche questa, perché faceva parte probabilmente di una composizione d'insieme e sarà presto oggetto di studio da parte degli storici dell'arte. La Cappella della Madonna del Carmine, quarta cappella dal lato del Vangelo, fu tra le prime cappelle edificate nella chiesa. Venne fatta costruire da Pietro dei Signori di Costigliole, maggiordomo del marchese Ludovico I, che qui venne sepolto nel 1480. Era dedicata anticamente a San Bartolomeo e passò attraverso patronati diversi prima di essere acquisita dalla Compagnia della Madonna del Carmine all'inizio del Seicento. L'altare barocco è arricchito da colonne laterali in marmo rosa a tortiglione. Al centro, in una nicchia vetrata, è riposta la statua della Madonna del Carmine. La zona dell'altare è separata dall'area antistante da una balaustra in legno marmorizzata. La volta e le pareti laterali sono decorate a bianco di calce con raffigurazioni architettoniche a trompe-l'œil, più volte ritoccate anche in tempi recenti. Al di sopra del cornicione si legge «Pozzetti rifece a nuovo nel 1902». Comunicante con la Cappella del Carmine è la Cappella del Crocefisso, della quale non si ha data di costruzione certa. Nel 1763 la cappella subì una consistente trasformazione per iniziativa della famiglia dei Conti Saluzzo della Manta, che ne commissionò la sopraelevazione e la costruzione della nuova volta a bacile, decorata con una fuga prospettica verso l'alto per creare l'illusione di una cupola. La tela dell'altare raffigura il crocifisso con ai piedi Santa Margherita da Cortona e San Bonaventura da Bagnoregio, patrono dei frati minori del Piemonte. Sulla parete destra vi è un affresco del 1839 raffigurante l'Assunzione di Maria, realizzato dal conte Cesare della chiesa di Benevello. L'intervento alla Cappella del Crocifisso e alla Cappella della Madonna del Carmine non hanno subito dei grossi varianti rispetto a quanto previsto dal progetto. Il degrado era molto avanzato in seguito a grosse infiltrazioni di acqua dalle coperture e in parte anche di umidità di risalita dal terreno. Quindi c'era una forte presenza di sali che sono stati rimossi e si è poi seguito al consolidamento degli intonaci, alla chiusura del quadro fessurativo e poi al ritocco pittorico dove necessario. La cappella, comunicante con quella del Carmine sulla destra, è dedicata ai martiri francescani martirizzati nel 1597 in Giappone e canonizzati nel 1862, anno di esecuzione del quadro per mano di Rodolfo Morgari, appeso prima dei restauri sull'altare. La cappella, coeva alla fondazione della chiesa o forse parte di una preesistenza dedicata alla Santa Croce e inglobata nell'edificio, era sotto il patronato della famiglia saluzzese Porta, e solo successivamente passò alla famiglia Isasca Alfieri. Molto più appassionante forse è stato per noi il restauro della Cappella dei Martiri Francescani Giapponesi, dove ci trovavamo davanti a delle pareti con più mani di tinta color ocra chiaro, riquadrato da lesene a finto marmo. Quindi quello che noi ci aspettavamo era di portare avanti dei saggi e poi rimuovere queste tinteggiature recenti per riproporre quella che doveva essere la tinteggiatura, il colore settecentesco. Invece eseguendo questi saggi sono comparse campiture di colore diverso fino al raggiungimento finale di un ciclo pittorico intero che probabilmente rappresenta fasi della vita di San Giovanni Evangelista tratte dalla leggenda aura di Jacopo da Varaggine. Il restauro della cappella detta dei martiri giapponesi ha consentito l'importante e inatteso recupero di parte di un ciclo affrescato databile alla fine del XV secolo, quindi presumibilmente molto vicino alla fase iniziale della chiesa. Sono emersi sulla parete verso la facciata ampi brani di decorazioni con fatti della vita di San Giovanni Evangelista. Il soggetto del ciclo di affreschi
che è emerso nella Cappella dei Martiri Francescani è tratto dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine, frate domenicano che è stato anche vescovo di Genova e ha composto questo testo preziosissimo nella seconda metà del 1200, nel quale troviamo una vita leggendaria di San Giovanni l'Evangelista. L'episodio affrescato riguarda Giovanni Evangelista che dopo la prigionia di Roma viene mandato in esilio nell'isola di Patmos e dopo la morte dell'imperatore può ritornare in quella che era la sua sede precedente, precisamente Efeso. Ad Efeso, Giovanni l'Evangelista trova un filosofo di nome Cratone, che ha una visione assolutamente negativa del mondo e in modo particolare delle ricchezze. Questo Cratone convince due giovani ricchissimi a vendere le loro proprietà e con ricavato ad acquistare delle gemme preziosissime. Le fa portare nella piazza, piena naturalmente di gente, e le fa spaccare. Giovanni l'Evangelista è assolutamente contrario, perché non c'è una condanna in quanto tale della ricchezza, ma semmai di un suo uso scorretto. E infatti interviene dicendo che dovevano essere usate in modo diverso quelle ricchezze e non frantumate in quel modo. Al che c'è questa diatriba con il filosofo e Giovanni, con un segno di croce, con una benedizione, fa sì che queste gemme preziose si ricompongano. Le consegna ai giovani perché le vadano a vendere e il ricavato viene giustamente distribuito ai poveri. Questi due giovani ricchissimi entrano a far parte del gruppo dei discepoli di San Giovanni Evangelista. Seguiranno altri episodi sempre collegati a questo, ma il tutto si concluderà nel modo migliore, che questi giovani usano bene le ricchezze e diventati poveri perché spogliatisi per gli indigenti, diventeranno per sempre discepoli di Giovanni l'Evangelista. Meno chiara l'identificazione della scena frammentaria in basso, con personaggi a cavallo in abiti di grande eleganza. Questo intervento di restauro, soprattutto in questa Cappella dei Martiri Francescani Giapponesi, ci siamo tutti quanti molto appassionati ed è forse una cosa che mi è rimasta impressa e che ho trovato molto costruttiva era trovarci tutti insieme sull'impalcatura a discutere sulle ipotesi di quello che poteva essere il nostro ritrovamento e mi auguro che questo sia di preambolo a una ricerca storica più approfondita. E anche spero che questo intervento sia di buon auspicio agli interventi successivi che abbiamo in programma nella Chiesa, che seguiranno immediatamente alla conclusione di questo primo lotto. La Cappella dell'Epifania venne edificata intorno al 1630, quando fu costruito il chiostro del convento addossato alla parete meridionale della chiesa. La cappella era in origine dedicata alla Concezione e successivamente, a fine Ottocento, alla Madonna di Lourdes. La tela dell'altare raffigura la Visitazione dei Magi e il paliotto settecentesco della mensa è in scagliola policroma. Le lesene ai fianchi della tela dell'altare e la volta sono arricchiti da decorazioni in stucco con soggetti classici manieristici e nei riquadri della volta sono rappresentate figure di angeli. Le pareti laterali sono ornate da due busti in marmo bianco posti uno di fronte all'altro, dedicati al conte Giovanni Giacomo Piscina, gran cancelliere dei Savoia, e da Monsignor Carlo Piscina, vescovo della città di Saluzzo dal 1664 al 1668. In queste quattro cappelle appena ultimate sono presenti manufatti molto diversi fra di loro.
dal legno policromo della balaustra dell'altare della Madonna del Carmine, che ha ritrovato i suoi colori originali, ai marmi policromi dello stesso altare, agli stucchi del XVII secolo e per ultimo le pitture murali che vanno dal XV al XX secolo. Benché il metodo e l'approccio siano i medesimi, le problematiche del restauro sono molto differenti a seconda che si operi su un materiale piuttosto che su un altro, a seconda del tipo di degrado. È diverso lavorare su pitture a bianco di calce piuttosto che su un affresco, e questo rende molto importante la conoscenza del preliminare del manufatto e gli studi e l'analisi che consentono, ad esempio come in questo caso, di comprendere quale fosse la finitura originale degli stucchi attraverso analisi di laboratorio delle sezioni sottili che, osservate al microscopio ottico, consentono di riconoscere lo strato più antico. Sono stati i saggi stratigrafici a permetterci di ritrovare il ciclo di affreschi, e da una prima manina che è comparsa, che ci ha accompagnato, ci ha proiettato verso il passato della cappella, fino a scoperte, a piccole scoperte, a piccoli segni che però ci hanno aiutato a leggere alcune cose che oggi possiamo soltanto immaginare, come non so, i chiodini che denunciano l'assenza di un cartiglio a rilievo con le sue scritte, come quei lembi di affresco con i girali su fondo rosso che dichiarano il limite superiore della cappella, consentendoci quindi anche di comprenderne il volume. Noi abbiamo cercato di consentire queste letture, ad esempio trattando in maniera diversa le superfici della sopraelevazione rispetto a quelle della cappella antica, utilizzando una malta simile alla sua originale, al supporto originale, che si intravede ancora dalle lacune della pellicola pittorica. I danni provocati dall'umidità in questa cappella sono stati ingenti. La materia degli stucchi si è indebolita con l'acqua e ha perso il modellato, però questo non ha fatto venir meno la forza espressiva dell'opera, e grazie alla paziente azione e lavoro dei restauratori, che hanno riportato in luce il modellato originale, che hanno consolidato ogni frammento perché sia possibile questa lettura anche nel futuro. Occorre sempre valutare ogni intervento caso per caso, rispettando prima di tutto l'autenticità del bene in tutti i suoi elementi costitutivi. In secondo luogo, cercando di limitare le reintegrazioni e le ricostruzioni alle sole parti chiaramente documentate, necessarie per assicurare da un lato la conservazione del bene e dall'altro anche una lettura d'insieme coerente. Thank you.
Thank you.